Mangiare carboidrati la sera fa realmente ingrassare? Scopriamolo insieme in questo nuovo video. Ciao a tutti, io sono Eleonora, sono una farmacista laureanda in scienze della nutrizione umana e nel video di oggi torniamo a parlare dei carboidrati. In particolare voglio approfondire con voi il tema dei carboidrati assunti la sera perché forse c'è un po' di confusione relativamente a questo argomento. Prima di addentrarci però nel tema di oggi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale e inoltre di condividere con i vostri amici e parenti i miei video riguardanti appunto l'alimentazione. Allora, c'è questa credenza ormai comune e diffusa che assumere i carboidrati dopo questa fantomatica ora X, che sarebbero le 18, farebbe ingrassare. Allora, iniziamo subito a fare chiarezza. Pensiamo per esempio a un bel piatto di riso oppure di pasta, circa un 100 grammi di pasta, pensiamo che apportano all'incirca 360-370 kcal. Ora, secondo voi, a mano che andiamo avanti nella giornata e ci avviciniamo alla cena, è possibile che le calorie di questo piatto di pasta vadano ad aumentare, arrivare fino a 700-800 kcal? Non penso proprio. Infatti, un grammo di carboidrato apporterà sempre comunque, in qualsiasi momento della giornata, 4 kcal appunto per grammo e quindi quei 360 kcal per 100 grammi di pasta rimarranno inalterati. Ma appunto voi mi potete dire che alla sera il nostro metabolismo rallenta e quindi questo porta più facilmente a convertire i carboidrati della nostra pasta, del nostro riso, del nostro pane in grassi. E quindi ecco che questi grassi si accumuleranno nel nostro tessuto adiposo e ci porteranno quindi ad aumentare il peso oppure comunque a rallentare il nostro dimagrimento. Ma anche questo punto non è tanto vero come sembrerebbe, perché appunto ci sono molti studi clinici che hanno monitorato l'andamento del nostro metabolismo durante la notte e appunto sembrerebbe che il nostro metabolismo non vada a decrementare poi così tanto. Difatti, il metabolismo durante la notte sarebbe paragonabile a quello di alcune attività a bassa intensità, come per esempio pensiamo a quando siamo seduti alla scrivania a lavorare al computer oppure a studiare. Quindi, appunto, l'assunzione dei carboidrati la sera non avrebbe un impatto negativo sul nostro regime alimentare o comunque sulla nostra dieta. Quindi, questo per dirvi che l'importante, quindi voi non dovete concentrarvi solo e unicamente su un singolo fattore, ma dovete andare a concentrarvi sulla totalità, quindi su quello che voi assumete durante tutta la giornata, oppure ancora di più, non tanto nel corso della singola giornata, ma nel corso del lungo periodo. Quindi, se voi decidete di assumere carboidrati solo la sera e quindi non assumerli durante tutta la giornata, oppure di distribuirveli come siete più comodi, come più vi piace durante la giornata, quello che conta alla fine non è tanto il momento, ma è la quantità. Quindi per perdere peso ricordiamoci sempre che è importante stare in un regime ipocalorico, quindi consumare meno calorie di quante rispetto a quanto il nostro corpo ne va a bruciare. Inoltre vi dirò ancora di più, cioè che consumare i carboidrati la sera sembrerebbe andare a favorire il sonno. Infatti si dice spesso che magari a pranzo, quando si mangia una bella porzione di pasta, si sente spesso dire: ah, mi è venuto un po' sonno, adesso come farò a lavorare? E questo effettivamente è vero perché l'assunzione di carboidrati attraverso tutta una serie di meccanismi che non sto qui a raccontarvi in questo video va a promuovere in primis la produzione della serotonina. La serotonina, come sapete, è il cosiddetto ormone della felicità. Non tanto perché il carboidrato di per sé stimoli la produzione di questo ormone, ma l'assunzione di carboidrati va a aumentare la glicemia e quindi andrà poi anche ad aumentare il pool di aminoacidi disponibili per la sintesi proteica. E tra questi aminoacidi abbiamo appunto il triptofano, che è l'aminoacido precursore della serotonina.
la serotonina, quindi di conseguenza ha questo effetto rilassante e va a favorire la qualità del nostro sonno. Inoltre l'assunzione di carboidrati ha anche un'altra azione positiva, cioè quella di andare a inibire, a ridurre il rilascio del cortisolo. Il cortisolo è meglio conosciuto come ormone dello stress e quindi anche in questo caso la riduzione del rilascio di cortisolo sicuramente va a favorire il rilassamento e quindi sicuramente va a migliorare la nostra qualità del sonno. Ora, quali sono i carboidrati da prediligere ora, qualora appunto volessimo assumere carboidrati durante la cena? Allora, per avere le azioni che vi ho appena raccontato a livello della serotonina, a livello del cortisolo, innanzitutto è bene andare a assumere una porzione di carboidrati che contenga circa almeno 80 grammi di amido, ok? Quindi in questo caso il glucosio sarà in grado di stimolare una buona risposta insulinica, insulinemica e di conseguenza appunto promuovere questi benefici a livello dell'organismo. Quindi diciamo che se assumiamo una piccolissima fettina di pane o due grissini, probabilmente questa quantità non sarebbe sufficiente. Inoltre una cosa importante è il fatto che il fruttosio, quindi il principale zucchero contenuto nella frutta, che appunto è sempre un carboidrato, non è in grado di provocare questi tipi di risposte che abbiamo appena descritto. Quindi se alla sera vogliamo assumere carboidrati perché ci piacciono, perché il nostro piano alimentare lo prevede e perché magari vogliamo avere anche questa azione di miglioramento della qualità del sonno, è sicuramente meglio prediligere i carboidrati complessi, quindi magari cereali, anche la pasta va bene e magari sicuramente i legumi, magari non la frutta solo per questa motivazione. Poi se invece volete assumere la frutta perché vi piace, preferite utilizzarla la sera, nessun problema. Quindi riassumendo, i carboidrati alla cena potete assolutamente mangiarli, l'importante è sempre la quantità, non del singolo pasto, non della singola giornata, ma nel lungo periodo. Quindi ovviamente distribuitevi le vostre calorie giornaliere come più vi piace e come anche vi fa sentire meglio, in modo tale che voi poi siate in grado di seguire in modo anche leggero e più facile, senza particolari restrizioni e rinunce, la vostra dieta e il vostro piano alimentare. Bene, io direi che per oggi è tutto. Se il video mi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un commento e mettetemi un mi piace. Se avete delle domande, scrivetemele sempre qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!